Radio Elettrica con Flavia Capone e Giovanni Villani, oggi fino alle 15 con voi. E al telefono abbiamo la nostra ospite libraia, la prima ospite libraia di oggi, che è Monica della libreria Fogola di Pisa. Buongiorno Monica. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, ciao. Allora Monica, intanto è un piacere ovviamente averti qua, come succede sempre con le nostre libraie e librai, ultimamente più libraie devo dire, tante libraie, ma gli editori sono sempre troppo poco, cioè, gli editori sono sempre maschi. Più maschi che femmine, però le libraie sono tante donne, sono molto felice. Soffitto di cristallo? In editoria. Vorrei che ci raccontassi un po' com'è la libreria Fogola e quando siete nati, facci un po' entrare virtualmente nella vostra libreria. Ok, allora, comunque contesto subito, perché secondo me le lettrici sono più donne. Vero, più uomini, sì, assolutamente, sì, questo da senza noi, dubbio. Da noi sicuramente più donne che uomini, anche gli uomini, però insomma le donne la fanno padrona, diciamo. Sì. Allora, velocissimamente, niente, questa è praticamente, noi siamo a Pisa, nel centro storico, è una libreria che c'è da circa 100 anni, anche se la nostra gestione è ormai di quasi 30 anni fa, nel senso che è una storia. La libreria Fogola è praticamente una libreria che nasce all'inizio del Novecento da un bancarellaio che praticamente è partito dalla zona di Pontremoli ed è venuto a Pisa praticamente a vendere libri con il carroccio, pensate, per cui una roba da... E da lì praticamente poi si è fermato, ha aperto appunto un punto delle mura e è cominciato a vendere libri all'inizio del Novecento. Poi io ci sono praticamente entrata come dipendente, ci sono stata un po' di anni come dipendente libraia, dopodiché ci è capitata l'occasione di poterla acquistare, abbiamo acquistata, per cui è una piccolissima libreria in pieno centro, 40 metri quadrati, niente di più, libreria indipendente in tutti i sensi. Bene. E niente, praticamente diciamo che abbiamo a che fare con, ovviamente essendo in centro, con un pubblico molto svariato, sì, che va dagli studenti alle persone normali. Noi abbiamo però un pubblico abbastanza, diciamo, che ci seleziona e che selezioniamo involontariamente, perché ci lavoriamo in quattro, sono io, mia figlia e poi abbiamo due ragazze e due commesse, e siamo tutte e quattro grandi lettrici, per cui diciamo siamo rimaste una delle poche librerie, almeno qui in città, una delle poche librerie di consiglio anche, oltre che di vendita, capito? Certo. Sì, che poi è la vocazione, diciamo, delle librerie indipendenti, no? Abbiamo capito, ormai già lo sapevamo, però insomma con l'esperienza di questo spazio, che tra le varie bellezze della libreria indipendente c'è anche proprio quello di poter trovare sempre una voce che ti guida, no? Che ti consiglia all'interno della libreria stessa. È proprio il superpotere, nessun algoritmo può raggiungere un libraio o una libraia. Quindi. E a questo proposito è arrivato il momento di raccontarci le vostre 5 scelte. La vostra top 5. Senti, allora, noi diciamo che appunto sulla base anche di queste letture che facciamo, sì, per cui che anche gli editori ci anticipano, eccetera, molti, perché lo sanno poi anche ormai dopo tantissimi anni, anche gli editori sanno, no, dove poter mandare i libri, perché ci sono le persone che li leggono, per cui diciamo riusciamo ad anticipare anche cose che magari quando poi escono di fatto in libreria noi abbiamo già letto e sappiamo già a chi consigliare, a chi far notare, insomma, come storie, per cui sinceramente, ad esempio, in questi ultimi giorni, a parte ovviamente la Stefania Auci, chiaramente perché si è riuscito il secondo libro in Dario Leoni, sta facendo il fuoco automaticamente, come si da sola si vende senza nessuno. Però noi ad esempio vendiamo moltissimo la Nicoletta Berner, Valore affettivo, che è uno stupendo libro di Einaudi, lei è la prima opera, per cui siamo molto contente di consigliarlo e piace tantissimo. Poi abbiamo, ovviamente ci abbiamo in questi giorni una riconferma, che è la Cristina Castascalia, che è uscita col suo giallo L'uomo del porto. E poi un'altra sorpresa, anzi, vale, perché io notavo questo, tra parentesi, un inciso,
che nella nostra classifica che noi facciamo dei libri più venduti ogni settimana della libreria, ai primi 6 posti ci sono 6 donne. Vedi? Vedi? No, no, bene, vabbè, bene. E comunque, senti, un altro che noi vendiamo tantissimo, che ci è piaciuto molto, che è anche per tutti quelli che hanno ad esempio amato cambiare l'acqua ai fiori, sì, che è stato un successo, diciamo, che ormai continua da 2 anni a questa parte. Abbiamo un libro di Rizzoli che è uscito, che si chiama Quaderni botanici di Madame Lucie, sì, scritto da una donna che appunto che si chiama Melissa da Costa, che anche questo è un libro che noi vendiamo tantissimo. E poi c'è un'altra scrittrice nuova che si chiama Valeria Osala, che ha scritto La Rinnegata, Ezra Gazzanti, un bellissimo libro ambientato in Sardegna con un personaggio fortissimo femminile, molto molto bello. Per cui diciamo che al momento più o meno sono questi quelli che noi vendiamo di più, okay, ma che consigliamo, perché ora a parte l'Auschi, che non c'è bisogno, magari consigliamo, se aggiungo una nuova scrittrice che anche lei è bravissima, che abbiamo incrociato facendo una presentazione online, molto molto brava, un libro che si chiama Le Amazzoni, che sì, lei si chiama Manuela Piemonte, anche perché queste giovani se lo meritano, che hanno dei libri molto forti, è giusto farli conoscere. Certo, certo. I grandi autori si vendono da soli, no? Dopo un po', nel senso, non grandi, conosciuti, intendo, perché sì, sì, tutte, certo, le recensioni ovunque, mentre altri se meritano e vengono secondo me sponsorizzati anche un po' dai librai, ne va per tutti, va bene per tutti, perché comunque i lettori scoprono nuove cose molto belle e anche le librerie comunque si differenziano dal supermercato, esatto, e anche comunque gli scrittori, perché insomma anche gli scrittori quando non li conosce nessuno un po' di supporto, certo, hanno bisogno, anche di averlo, per diversificare, no? Insomma, per, brava, vedere la vetrina appunto di una libreria indipendente o anche gli scaffali vari, non, che non ci, certo, sono sempre appunto queste file della stessa cosa, che è la stessa che magari vediamo appunto, che ne so, per lì su Rai 1, ecco, per dire una cosa a caso, sì, dipende poi quando, sì, esatto, dipende quando, certo. Grazie mille a Monica, libreria Fogola, scusami, ho sbagliato l'accento, ero sicura che l'avrei sbagliato, su 2 riuscivo a sbagliare sicuramente, potevo dire Fogola, era l'unica. Lo sbagliano tutti, ok, guarda, meno male. Benissimo, grazie davvero. Grazie, grazie a voi, davvero, di cuore. Involontariamente si era creata una sorta di tribute di Franco Battiato. Sì, praticamente perché tutte le nostre ospiti hanno scelto Battiato, sia le libraie che anche la scrittura, tutti Battiato, che per carità è bellissimo, però insomma dal punto di vista la programmazione musicale diventa un po' un ingorgo di Battiato, per cui abbiamo cercato un po' anche noi di diversificare, però rimanendo sempre sulla scia di Battiato, giustamente. Grazie davvero, Monica. Grazie a voi, ciao, davvero. A ciao, presto. E grazie, ciao, di nuovo. Ciao. Non sapevo io che avresti aperto il microfono all'ultimo momento per fare gli scherzoni. Ti ho detto entra quando vuoi, quando preferisci. Ecco. Stai telefonando nella versione di Franco Battiato, e al telefono abbiamo la nostra seconda libraia di oggi, Eleonora, della libreria Rinascita di Ascoli. Buongiorno Eleonora. Buongiorno, buongiorno a voi. Come stai? Tutto bene, bene, tutto bene, a posto. Bene. Benvenuta. Allora, notavamo che sono 2 librerie che abbiamo contattato, sì, in aperte, questa giornata di festa nazionale, ma sempre sono aperte. Sì, va bene, giustamente approfittiamo così, insomma, della possibilità, magari le persone sono in giro, non so. Sì, Ascoli è una città a vocazione turistica, sì, anche se un po' decentrata, quindi ci fa piacere, insomma, essere uno dei biglietti da visita della città in questi giorni. Raccontaci un po' com'è nata la vostra libreria e che com'è, insomma, faccia entrare anche tu in libreria. Allora, la libreria Rinascita è stata fondata nel 1976, il titolare è Giorgio Pignotti, e la libreria è una libreria che nasce ovviamente come già un centro culturale, come un centro di dibattito, insomma il nome Rinascita, gli anni 70, certo, ne sono l'emblema, no? Certo. Ed è stata per tantissimo tempo, fino al 2001, in una,
in una vecchia sede che si trova sempre in centro ad Ascoli, una sede un po' carbonara, dico io, perché si scendeva un sottoscala, mm-hmm. insomma era sicuramente una libreria molto suggestiva, però piccolina. Poi dal 2001 abbiamo preso in concessione un palazzetto dell'Ottocento del comune di Ascoli Piceno, che era un ex opificio per bachi da seta, dove si selezionavano, no, i semi dei bachi da seta che poi venivano venduti ai setifici per produrre questo materiale prezioso, e la libreria adesso si trova in questo palazzetto che è a Piazza Roma, che è la piazza che connette le due piazze principali, Piazza Arringo e poi Piazza del Popolo, quella che tutti quanti conoscono perché sta su tutte le cartoline possibili e immaginabili della città. È una libreria molto grande, sono 800 metri quadri, abbiamo la caffetteria, il bar, enoteca e poi sotto una sala conferenze da 70 posti. Se oltre volete, fate come me, andate su Google Maps. Infatti c'è una bella... C'è lo Street View e io sono dentro la libreria. Esatto. Ok, allora sei dentro la libreria, vedi le colonne in travertino, vedrai il bar, la sala conferenze è sotto. E oltre ovviamente alla libreria, dagli anni 90 abbiamo aperto anche un'azienda informatica, e con Rinascita Informatica serviamo circa 400 librerie italiane, perché abbiamo creato un gestionale per librerie, quindi siamo librai e fornitori di servizi ai librai, abbiamo questo doppio cappello che ci scambiamo insomma a seconda delle esigenze, ma devo dire questa cosa ci permette di lavorare tanto nel mondo del libro e di conoscere bene sia le esigenze dei lettori, ma anche le esigenze di tutti quanti i nostri colleghi librai. Certo. E di vivere proprio a 360 gradi le gioie e i dolori di questo mestiere. Come diciamo si che dire. Poi quando è venuto fuori, evidente, quando è nato Libri da Sport, voi eravate già con la mente in rete praticamente con gli altri librai in qualche modo, no? Sì, assolutamente, infatti Libri da Sport come iniziativa ci è piaciuta subito dall'inizio, ci siamo proprio riconosciuti un po' nell'idea che c'era alla base, cioè dare forza, no? Certo. A quella che è la qualità delle librerie, ai librai che lo diciamo sempre, no? Il mio titolare lo dice sempre, cioè librai purtroppo non è un mestiere, è una vocazione, è come fare il prete, è come fare, insomma, non hai salvezza nel momento in cui diventi libraio, lo sarai per sempre e per l'eternità, insomma. Senti, Eleonora, la vostra top 5, le vostre 5 scelte. Allora, è stata una lunga dissertazione, perché poi in libreria siamo in 6 ad occuparci, diciamo, proprio della parte libreria. È stata una lunga dissertazione, perché poi ovviamente i gusti sono diversi, mm-hmm. però abbiamo pensato di segnalare 5 libri che, oltre a essere dei libri che hanno avuto un buon riscontro nella nostra libreria, che sono molto piaciuti ai lettori, sono anche 5 libri che ci piacciono proprio, giusto. Ci sono proprio piaciuti tanto. Vado in ordine, come capita. Allora, il primo è un libro edito da Tlon, che è una casa editrice che noi adoriamo tantissimo, perché sono proprio bravi, bravi, bravi. Il libro è di Jude Ellison e Sadie Doyle e si intitola Il mostruoso femminile, il patriarcato e la paura delle donne. È un libro che io ho adorato, sono una appassionata, diciamo, di questioni di genere, e quindi questo libro così anche, diciamo, esplosivo, no? Nei suoi temi ci ha appassionato, e è sicuramente un libro che consigliamo, perché apre proprio a tantissime riflessioni riguardo anche a tutta quanta la questione, no? Del MeToo, alla questione mm-hmm. dell'uso del linguaggio, a tutte quante le polemiche e le problematiche che ogni giorno, no? Infiammano anche i social. Lo conosciamo molto bene e ne parleremo molto presto. Oh, ne sono molto felice, insomma. Anche noi stiamo progettando di fare qualcosa a settembre dedicato a questo libro con un po' di amici della casa editrice, quindi poi ci sentiamo. Sì. Vi faremo sapere. Allora, posso andare avanti? Sì, certo, vai.
Allora, il secondo libro non è una novità, è un libro insomma che ha i suoi anni, ma perdonatemi, il 30 maggio ha compiuto 80 anni Roberto Calasso e ci sembrava insomma doverosissima questo omaggio. È diciamo uno degli Adelphi più belli, secondo me, che esistano, e sono Le nozze di Cadmo e Armonia. Uh-huh. È un libro che è uscito negli anni Ottanta, è un libro che però io ancora oggi, quando incontro qualcuno che non lo ha letto, cioè gli strappo di mano i libri che ha, anche se sta alla casa, e dico no, guarda, tu non esci di qui se non hai preso questo libro, basta. Ed è meraviglioso, lo dico perché è veramente la possibilità di ripercorrere quella che è la storia dei miti fondativi, no? Della nostra cultura, della civiltà, dell'antica Grecia, eccetera, ma accompagnati veramente da una capacità di scrittura che è meravigliosa. È un libro che amiamo molto, una casa editrice che è, insomma, veramente, no? Certo. Iconica, non ho altre parole per definirla, ed è un libro che veramente consiglio con estrema gioia. Quando incontro qualcuno che non l'ha letto, dico ok, sei fortunato perché hai questa possibilità, te lo godrai per la prima volta e poi mi dirai. Okay. E questi, diciamo, sono le nostre prime due scelte. La terza è un libro che è uscito da poco, che abbiamo avuto modo di presentare sulla nostra pagina Facebook, ed è un libro di nottetempo, un mm-hmm. libro veramente molto bello, molto affascinante. L'autore è Paolo Pecere. Il libro si intitola Il Dio che danza, viaggi, trans e trasformazioni. È un libro che parte dalla Taranta pugliese e proprio partendo dalla riflessione antropologica su quel tipo di danza, quel tipo di danza sacra, ti fa fare il giro del mondo. Ti fa fare il giro del mondo perché Paolo Pecere ti porta a conoscere diverse tradizioni, dall'India all'Africa, al Sud America, veramente a 360 gradi, in cui la danza, l'espressione corporea veramente più estatica, più forte, è il modo per connettersi con quello che c'è di sacro nella nostra vita. Quindi un libro consigliatissimo, anche perché è un libro che ti permette di fare un viaggio pazzesco in un periodo, sono un anno e mezzo che siamo praticamente pietrificati, certo, dentro casa, per cui ecco, è un modo per viaggiare con la mente e uscire veramente dal proprio contesto e poi ritrovarsi, perché mm-hmm. il punto di partenza e il punto di arrivo è la nostra Italia e sono le nostre tradizioni. Quindi veramente un bellissimo libro, anche Nottetempo, esatto, una casa editrice che amiamo molto. Stavo per dire la stessa perché... cosa, dico anche Nottetempo, insomma, è una bella garanzia dal punto di vista della qualità, ecco, la maggior parte loro sono delle volte, sì. Meravigliosi, veramente meravigliosi, e veramente un libro che mi fa piacere consigliare a tutti, perché poi è scritto in maniera comprensibile, anche, diciamo, pur parlando di un tema complesso come quello appunto dell'antropologia, il rapporto, certo, col sacro, ma proprio lo si legge come un romanzo. Perfetto. Poi quarto. Il nostro quarto libro è invece un libro che, diciamo, faccio anche un po' uno spot, lo presenteremo il 4 di giugno sulla nostra pagina Facebook. Io ne sono felicissima perché è un libro bellissimissimo. Mm-hmm. L'autrice è Simona Lo Iacono, edito da Neri Pozza, e il libro si intitola La tigre di Noto. È la storia di Marianna Ciccone, che nessuno, diciamo, conosce, ma in realtà Anna Maria Ciccone, Marianna, insomma, come veniva chiamata, è una scienziata italiana, una fisica, una delle donne che insegnò fisica alla Normale, diciamo, durante la prima metà del Novecento, quindi veramente una pioniera. E questa storia è bellissima perché racconta un fatto particolare della sua vita. Lei nel 1944 sfidò
praticamente la dittatura sfidò i nazisti perché protesse a costo della vita la biblioteca della Normale di Pisa e in particolare i volumi degli autori ebrei che i nazisti cercavano per distruggerli, per eliminare, per fare ai libri quello che stavano facendo agli uomini. Lei fece praticamente di tutto per salvare questi libri, una storia vera, dimenticata, di un coraggio estremo di una donna in un periodo difficilissimo che rischia tutto per salvare i libri. Cioè è il libro che, se ami, diciamo, i libri, sei un lettore, certo, sei un libraio, non puoi pensare a lei come veramente una sorta di nume tutelare, sì, una stella a cui ispirarsi. Certo. Simona Lo Iacono poi, insomma, è conosciutissima, ha scritto tantissime cose, ha scritto anche una bellissima biografia di Tomasi Lampedusa ed è un'autrice che ha veramente la capacità di emozionare tanto, per cui è anche un libro molto molto appassionante da questo punto di vista. Ultimo. E quindi, ultimo, anche qui una donna, okay. Io sono stata attenta, diciamo, a fare le cose in maniera precisa, sì, ma sono stata attenta anche perché è stato facilissimo, perché di autrici che sono uscite di recenti, brave, 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 ne abbiamo avute tante. Vero. Il libro che vi segnalo è un libro che è uscito per Einaudi da poco tempo, anche questo abbiamo avuto il piacere e l'onore di presentarlo sulla nostra pagina Facebook. Il libro è di Fernanda Alfieri, che è una storica, un'esperta di storia, che ha raccontato come un romanzo gotico, con veramente una forza unica, una storia anche questa vera, tratta dagli archivi. Il titolo del libro è Veronica e il diavolo, storia di un esorcismo a Roma. Siamo nella Roma dell'Ottocento, pensiamo che l'Ottocento sia l'epoca, insomma, in cui c'è il positivismo, comincia un po' la modernità. Nella Roma di quel periodo una donna è, diciamo, preda del demonio e c'è il racconto, la ricostruzione certosina di tutti i tentativi della comunità, diciamo, religiosa che ruotava intorno a questa donna per toglierle questo male. È una storia dolorosissima perché ovviamente è una storia dove si parla di sofferenza, di solitudine, ma è anche un modo per immergerci in un passato recente che ci stupisce, perché veramente potrebbe essere una storia del Medioevo, in realtà è una storia che si è svolta nell'Ottocento, e Fernanda Alfieri riesce a dare corpo, calore, sangue, sentimento a delle note di archivio, a delle documentazioni, diciamo, che possono apparire a prima vista, no, dei semplici report di quello, certo, di quello che stava succedendo. Quindi veramente una grande grazia proprio nella scrittura, una storia dolorosa, secondo me una storia, appunto, anche qui di violenza sulle donne. Perché? Perché appunto Veronica è tentata dal diavolo, ma diciamo Veronica, il suo corpo e la sua anima diventano il banco di prova, no, di un mondo di uomini che cerca anche di controllare tutto, chiaro, tutto questo. Sì, sì, quindi sì, veramente è un libro che fa riflettere e che, insomma, mi fa molto piacere consigliarvi. Grazie mille davvero, Eleonora, dei suggerimenti come grazie sempre meravigliosi da tutti i nostri librai e libraie d'Italia. Io vi ricordo che tutte queste interviste poi le trovate anche sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, con sotto l'elenco delle scelte, ovviamente, quindi, insomma, se volete avete un'ottima lista della spesa anche prima dell'estate, se insomma, infatti, andate in libreria e prendete. Infatti se ci avete sentito un po' silenti, soprattutto eravamo in ascolto, io stavo scrivendo, Flavia anche, prendeva quindi proprio appunti. Io invece facevo una piccola estrazione tra le scelte di Battiato, sì, proposte, e Eleonora, hai vinto il Battiato originale, okay, o meglio, okay, la tua scelta è Franco Battiato, La prospettiva di Nevsky, ma non dall'album di partenza, sì, ma proprio la scelta quella tua, con la Royal Philharmonic Concert Orchestra. Perché hai scelto questo brano? Allora, abbiamo questo brano, anche qui è stato in realtà una votazione, veramente è stato un plebiscito, okay, perché insomma c'è stata, sai, quelle cose all'unanimità. Abbiamo scelto questo brano perché, vabbè, ci sembrava
doveroso proprio a livello proprio, dice, vabbè, ma non possiamo non fare un omaggio al maestro, e lo abbiamo scelto perché è un brano bellissimo, struggente, e perché insomma imparare, no, a vedere la luce nel crepuscolo, a vedere la luce nel buio, è un messaggio che ci dobbiamo portare dentro, perché dopo un anno e mezzo che abbiamo vissuto come l'abbiamo voluto vivere, è un messaggio quanto mai opportuno. E secondo me, secondo noi come librai, è il messaggio che ci danno i libri, e che ci dà l'amore per i libri. Insomma, i libri sono molto spesso quella piccola luce che ci aiuta anche nei momenti peggiori. Lo abbiamo visto durante la pandemia, sì, dove i lettori paradossalmente sono aumentati, certo, e speriamo di continuarlo a vedere anche adesso che andiamo, insomma, sicuramente verso un periodo più tranquillo e più sereno. Grazie davvero. Mille. Grazie Leonora, grazie a presto. A voi. Ciao. A presto. Arrivederci.